Buon salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata qui nella Zerko City. Allora, abbiamo ancora problemi di monnezza qui, però tralasciamo questo problema e vediamo un po' come sta funzionando il nostro porto. Ok, ho fatto alcune piccole modifiche, ho tolto un parcheggio, ci ho messo una stazione degli autobus. E a quanto pare funziona davvero bene. Ho fatto una nuova linea che da qui si collega direttamente a questa strada in modo che l'autobus faccia proprio questa strada qui e vada qua. E direi che funziona abbastanza bene. Vedo un bel po' di persone, vedo. Sì. E ho messo autobus elettrici, tanto il tratto è breve, quindi da qui vanno qui. Poi ho collegato questa stazione all'altra stazione che abbiamo qua. Qui, questa qui, quest'altro deposito, no, beh, una stazione che abbiamo qui, un'altra invece che abbiamo qua al centro città. Abbiamo una stazione anche qui al centro città, solo che adesso non la riesco a visualizzare. E beh, comunque anche a questa città, ho collegato questa qui a questa, e comunque questa è collegata a quella lì, e questo autobus qui sono collegate a tutte le città, quindi è tutto un collegamento. Però avevamo bisogno di altri autobus. Ho fatto un deposito gigante di autobus qui. Ora cosa voglio fare? A parte anche la manutenzione per i parchi, che non ne avevamo nemmeno un po', voglio un attimo coprire tutta questa zona. In che senso? Fare un'attrazione anche qui. Quindi io farei una strada abbastanza grande come questa, diciamo, come se si prolunga anche da questo lato qui. Mi faccio un bel quadrato, così come se una specie di rotatoria, così, e poi inizierei con le strade pedonali. Ok. Qui vediamo cosa potremmo mettere come attrazione. Una statua, un parco acquatico, un castello medievale. Io farei tipo una statua. Bam. Ci sta. Quindi gli mettiamo. Vorrei tanto fare una strada rotonda che si collega a questa qui. Quindi facciamo una cosa. Prendiamo. Allora, vediamo di fare un qualcosa di rotondo davvero carino. Quindi se facciamo una cosa così, il centro è questo. Ed è lungo 117 metri. Vediamo di fare un qualcosa. Aspetta. Mettiamo un attimo il gioco in pausa. Partiamo da qui e facciamo un 80 metri. 80 metri. Bam. Poi abbiamo detto 80 metri. Però aspetta, facciamo prima laterale. E se no dopo non sappiamo dove partire. Allora, prima di continuare vi invito a lasciare un like qui sotto e a schiacciare il tasto subscribe. Forza, muoviti, dai! Clicca qui sotto. Ah, qua c'è un po' di salita. Porcaccia la miseriaccia. Cerchiamo di spianare un po' così e poi addolciamo il tutto. Diventa una salita un po' più ripida, però fa niente. E vediamo adesso se riusciamo a fare anche 80 metri laterale così. Metri, 90 gradi. Ok, quindi io adesso da qua posso fare così. Ok,
da qua posso fare così, da qua no. Faccio così. Così. Qua ho avuto un po' rialzato perché c'è il fatto che qua non avevamo abbassato del tutto, però togliamo tutto questo. Vediamo qua se riusciamo a sistemare. Viene un po' così, qua addolciamo. Dobbiamo togliere anche questa, ma mi sa che la rotonda l'abbiamo persa adesso, ecco qua. Allora, tanta metri e arrivava qua. Ah no, porca, c'è una miseraccia. La mettiamo qui centrale. Sapete cos'è? Che non la vedo proprio centrale, 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 centrale. Fammi vedere se riesco a fare qualcosa di più preciso, più carino e più coccoloso. Allora, questo è il cerchio, ok? Ora, adesso però non mi ricordo più qual era il centro. Io ho sbagliato a toglierlo, però possiamo fare una cosa così. Possiamo fare una cosa così. Giusto? Quindi togliamo queste qui. E non è nemmeno questo il centro, è un po' più laterale. A parte che ovale non è nemmeno cerchio, cerchio preciso, però... Quindi è normale che non sia proprio preciso preciso, dai. Ok. Una volta fatto questo, possiamo tranquillamente fare tipo una cosa così. Così, da qua a qua. Diritto adesso deve essere le cose. Sono 24 metri. E mi collego qui. Ah, e qua aspetta. Vabbè, 25 metri non è che cambia chissà quanto. Da 24 a 25, poi essendo ovale 25. Faccio così. Faccio così. Possiamo togliere questo. Poi vediamo se dobbiamo. Sicuramente dovremmo collegarlo un altro po'. Togliendo queste qui.
Andiamo a mettere. Ah, adesso non me la fa mettere. Eh beh, io faccio così e ce la metto lo stesso. Deve essere un po' più largo, eh. Allora, cerchiamo di metterlo preciso così. Sì. Ok. Messo preciso, la porta è qui, la strada è lunga verso questo lato qui e abbiamo fatto anche questo. Ora, quello che voglio fare è partire con due strade pedonali. Quindi un'altra mi partirà qua così. Anzi, più larghe. Troppo strette queste qua. Non capisco perché mi ha cancellato quella centrale, però... Io partirei tipo da qua, così, no? E da qua, sempre. Come al solito non è che è sempre preciso, 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 proprio come al millimetro, però va bene così, non fa niente. Perché poi qua centro magari ci mettiamo dei parchi, quelli là grandi. Non ne so, no, ma peccato, per poco non c'entrava questo. Vediamo un po', un bel parco grande. E anche questa per poco non ci entra. Volevo mettere un bel parco grande che arrivava lì, prima di arrivare, diciamo, alla zona. Vabbè, semplicemente facciamo così. E poi lateralmente io mi faccio partire le strade che mi vanno a collegare qui. Mi piace, poi un'altra cosa che vorrei fare è tipo delle stradine qui e fare tutta una cittadina tutto attorno a questa statua, o lateralmente, cioè una di qua, un'altra che sta alla montagna, magari un po' più sulla questa montagnetta così, però abbiamo fatto la nostra attrazione qui, mi piace come è venuta. Negozietti tutti quanti qua attorno? Eh sì, io penso di sì, tutti i negozietti qua. Farei. E anche attorno? Negozietti piccoli? Ma non lo so, intorno a una statua così. Non ci farei altre abitazioni. Magari più. Ancora più attorno? Non lo so. Però giustamente se attiriamo persone, sfruttiamo questa cosa. Allora, quindi farei una bella strada a senso unico che quasi quasi mi parte da qua, mi gira tutto attorno qui e mi ritorna da quest'altro lato. E qui farei tutti i negozietti, in modo da non generare molto traffico. Tipo questo così. Un'altra che arriva fin qui. Alla stessa altezza. E devo invertire il senso qua. Tac. Qua è venuta un po' brutta, però penso che non potremo fare altrimenti. Beh, allora questa. Ecco, abbiamo aterrizzato. Ci sta, dai. Non voglio i parcheggi tutti quanti qua attorno, sennò sarebbe un macello tutti quanti a parcheggiare qui.
Ah, le strade a senso unico non hanno i parcheggi, beh. Almeno non li puoi togliere. Iniziamo a fare già anche alcuni piccoli collegamenti che da qua si collegano alle strade pedonali. Anche se le strisce non è che mi piacciono chissà quanto. Magari dopo le togliamo, eh. Qua il collegamento lo vedo alquanto difficile. Perché sta questa discesa qui. Quindi dovremmo fare. Vediamo se ci riusciamo. Una cosa. E scende leggermente così. Mi si collega qua, quindi fa questa curva e risale. E poi questa si riesce a fare diretta. Bene, bene. E qui vai di negozi. Diciamo, vai di negozi grandi e magari qualche casa mixed. Però facciamo partire la simulazione così iniziano a costruirsi. Poi qua magari facciamo un bel mixed grande. Negozio. Negozietto, sì, togliamo tutto, facciamo per intero. Eccolo qua, negozietto, negozietto, mixed. Un paio di abitazioni mixed, così c'hanno il negozietto sotto, quattro negozietti piccolini. Pare qua uno un po' più grande, qua uno più piccolo. Sto fatto che si rompe qua, che tiene questa cosa qui, non mi piace. Così le persone che arrivano anche dal porto a piedi possono arrivare qui nella zona diciamo, dell'attrazione turistica e quant'altro. E qui potremmo comunque fare una cittadina bella elevata. Eccolo qua. Sono già cresciuti, belli negozietti qua sotto, altri negozi qua. Mi piace. All'interno però, volendo, potremmo fare delle case. Almeno tutto intorno al parco qui. Ma nessuno ce lo vieta effettivamente. Magari con un paio di grattacieli. E un altro mixed. Vediamo un po' come viene così, eh. C'è questa stradina qua, c'è tutto questo spazio qua dietro. Possiamo anche collegare questa strada un po' curva, la facciamo e mi arriva qua, si collega a questo. E magari da qua facciamo una bella curva e si collega al centro qui. Questo si riesce a collegare a queste strutture, sì. Però già sono queste quattro, ma va bene così. Ok, ufficio qua vicino.
Piccolino, perché sennò grande stona, mi sa. Ce le metterei. Nuova struttura disponibile. Principis. Le aziende di questi uffici moderni si assicurano non solo che la giustizia venga rispettata, ma aiutano attivamente a ridurre la percentuale di crimini in zona. Buonissimo, buonissimo. E anche quello, qualcosa che ci mancava. Eccola qui. Io questa la metterei qua vicino. Mi piace, mi piace. Sì, due grattacieli alti. No, ma ci sta un po' di cittadina. Però poi qua non voglio mettere, meglio mettere negozi piccolini, perché sennò coprono la statua e tutta la bellezza di questa zona. Fare tipo dei parchi. Solo che non essendo piatto, dopo mi appiattisce, se non mi imbruttisce la cosa, Però non c'è... Allora, polizia no, è coperta. Vigili del fuoco è coperta. Vabbè, questo non ci azzecca niente. Sanità. Ah, perché essendo qua vicino, collegata a quest'altra città, quindi va bene. L'unica cosa, dobbiamo vedere la comunicazione, infatti. Qualche casella di posta e risolviamo il problema. Ecco, abbiamo messo un paio. Penso che va bene così. Ragazzi, consigliatemi cosa fare qua, perché mettere troppe abitazioni, vedete, così grandi, mi vanno a coprire la statua che dovrebbe essere l'attrattiva della zona. Io qua mi metterei tanti alberi, farei altri percorsi magari più non diritti ma curvi, cioè quindi proprio un vero e proprio parco gigante qua davanti. Infatti secondo me questi qua li toglierei proprio, a massimo li metterei da quest'altro lato, e quindi qua tutto un parco grande che si collega a questo con il parco in mezzo, così che va proprio dritto per dritto. Sì. Sì, fare queste case qua non mi piace tanto. Fare tutto un unico parco così. Questo è il mio pensiero. Però magari scrivetelo voi nei commenti se avete qualche altra cosa. Nel frattempo voglio vedere se c'è qualche altra cosa da sbloccare. Io la sbloccherei tutta. Tanti punti ne abbiamo. Ne abbiamo. Centrale solare, per esempio, era figa fare. Centrale termoelettrica a carbone. Centrale nucleare. Signori, centrale nucleare è bella cosa. Stazione di pompaggio dell'acqua avanzata. Altamente efficiente e potente. Centro controllo malattie. Istituto di ricerca sanitario. Istituto di ricerca sanitario, signori. Istituto di ricerca sanitario. Vediamo anche di farlo quasi quasi. Istituto di ricerca sanitario. Che sarebbe questo? Dove? Magari anche proprio in questa nuova cittadina. O vogliamo farlo sempre in questa zona qui, dove ci sono tutti questi istituti, le varie ricerche e quant'altro? Lo vedremo nel prossimo episodio. Quindi io vi ringrazio per la visualizzazione. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un bel like. E da Zerko è tutto. Ci vediamo in un prossimo episodio qui, nella Zerko City. Ciao! Somebody should